Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come state? Spero tutti bene. Sono Gabriele e oggi parliamo di utensili tech. Ma mettetevi comodi e cominciamo subito. Ma prima, se il video vi piace e vi è utile, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella notifiche per non perdervi tutti i prossimi video e le novità. E mi raccomando, condividetelo su tutti i vostri social. Questa è una collaborazione, il brand con cui collaboro è Oto, che è una controllata di Xiaomi e ha deciso di inviarmi questo fantastico gadget per darvi le mie impressioni. Quindi vediamo un po' come si comporta. Detto questo, cominciamo sul serio. Bello pesantuto. E vediamo subito che cosa c'è al suo interno. Spellicolamento. Ah... quindi questo si sfila. Guardate che carino, c'è anche la sagoma dell'avvitatore qui, disegnato tipo a matita, stile molto minimal come piace a me. E ora... guardate che spettacolo, questo packaging giallognolo con scritto Make it happen. Fico. Wow, ottimo. Avvitatore corredato di punte sia per avvitare sia per forare, cavettino per la ricarica, fichissimo, è USB-C, e l'avvitatore in sé, però bello pesante, però di design, guardate che figata. Quindi qui troviamo il selettore per ruotare da un lato o dall'altro, questo è il mandrino per infilare le punte, e qui dietro vedete c'è un comodo display, adesso spellicoliamo, che vi dà la percentuale di carica residua, presumo. Anche rumore, è fichissimo. Pellicolo tutto e vediamo un po'. Wow, molto interessante. Allora da qui si regolano le velocità. Può arrivare fino a... sì, fino a 30, wow, che potenza. Questo bottone serve per passare dalla modalità avvitatore a quella trapano. È facilissimo e velocissimo. Qui sotto abbiamo l'ingresso USB-C e qui il tasto per andare a variare le modalità e poi eventualmente spegnere. Direi che non è niente male. Vediamo le punte che sono fermate da una striscia di velcro per non farle andare in giro per tutta la confezione, messe in questo pratico astuccio che evita appunto di far rovinare le punte, e ci sono 4 punte che sono da muro e queste sono da legno. Qui invece abbiamo una serie di punte per avvitare, quindi abbiamo stella, stella più grande, più piccola, brugole, punta a stella, taglio e addirittura una triangolare. Quindi in un unico gadget tutto l'indispensabile per far portare a termine tutti i lavori di casa. E scherzi a parte, credo che questo sarà un aggeggino che utilizzerò davvero davvero tanto. È veramente costruito bene, pesante e giusto. Penso che abbia molta forza perché comunque un 12 volt, quindi dovrebbe riuscire a fare tutto quello che è necessario. Chiaramente per lavori amatoriali a casa sicuramente non è un attrezzo professionale, ma al vantaggio di essere un oggetto di design. È veramente bello da guardare, vedremo come resisterà poi effettivamente il suo chassis ai colpi, alle righe eccetera nel tempo. La parte posteriore è leggermente gommata, mentre la parte anteriore è tutta in metallo, compreso la parte interna del mandrino, che ovviamente esternamente è di plastica. E anche il video di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo fantastico avvitatore, se lo acquistereste e soprattutto se potrebbero piacervi altri video di questo genere, cioè lavoretti in casa fatti con oggetti tech. Ovviamente se fosse stato un trapano totalmente normale, chiaramente non l'avrei portato sul canale, ma siccome questo ha il display, è smart, è prodotto bene e ha un sacco di chicche tipo la ricarica USB-C, direi che si integra molto bene in questo canale. Qui sopra vi lascio il link per il mio secondo canale di cucina, che è Da Leccarsi i Baffi. Qui sotto trovate gli altri miei social, Instagram e Facebook, fateci un giretto per scoprire tutte le anteprime e le novità. Sempre nell'info box trovate un piccolo shop di Amazon che ho creato per voi, con tutta l'attrezzatura che utilizzo per creare i miei contenuti e i miei video, e molti dei gadget che vedete sul canale. Se acquisterete da lì a voi costerà la stessa identica cifra, ma darete una mano al canale a crescere e a portarvi contenuti sempre più esclusivi e interessanti. Qui sopra vi lascio anche il link per un altro fantastico accessorio tech. Ora non mi resta altro che salutarvi. Ciao da me, da questo fantastico avvitatore Oto, al prossimo sabato alle 21, mi raccomando, non mancate o vi sparo.